Se una persona bulimica pensa mangia tanto poi vomito, una persona affetta si dice Sì. da bad, Sì. cosa pensa? Allora, una persona affetta da bad, innanzitutto le persone sia bulimiche che col bad, che anche le persone semplicemente in sovrappeso che non hanno nessun problema, disturbo alimentare, non vogliono essere grasse, nel senso, non è che una persona grassa sia pigra, sia stupida, non capisce che fa male, eccetera. Semplicemente quella persona è così e ci sono dei motivi che le rendono difficile il fatto di dimagrire. Il fatto che le altre persone esterne si permettano di giudicarla rende questa cosa peggiore. Infatti, io penso che se a 14 anni quel mio primo moroso non mi avesse detto mi rimetto con te perché devi dimagrire, io non avrei mai pensato di essere grassa. Non sarei mai andata dal dietista a 15 anni, non avrei probabilmente mai avuto la bulimia perché nessuno mi giudicava. Una persona col bad, quando mangia, vorrebbe fermarsi, ma non ci riesce. Sente un vuoto, senti proprio qua, a livello qua dello stomaco, della pancia. Puoi avere una sensazione di vuoto da riempire, oppure una sensazione di rabbia da soffocare. E se tu ci pensi, sono entrambe emozioni che, se tu cerchi di visualizzare queste emozioni, sono la rabbia e la tua voce che non esce. Quindi cosa fai? Tu butti giù il cibo per non far uscire la voce. Mangi, vorresti fermarti, non ci riesci, poi ti fermi perché non ce la fai più, cioè o perché hai finito il cibo o perché ne hai mangiato talmente tanto che non ci sta più. Cioè proprio esplodi se ne mangi ancora e poi stai malissimo sia fisicamente perché immagina la digestione eccetera che moralmente perché ti senti debole. Ho sentito da molte ragazze anoressiche che a loro piace avere il controllo, cioè io controllo cosa mangio, io controllo quando mangio e come mangio. Chi ha il bad non riesce a controllarsi, è l'opposto, cioè tu vorresti controllarti ma non ce la fai. Ti posso chiedere una cosa, siccome sei mamma? Sì. Il rapporto con tuo figlio, siccome hai detto che sei uscita dal bed l'anno scorso, Sì. come la vivevi con tuo figlio? Cioè, tu quanti anni c'ha? Sei, hai detto, riuscivi comunque a controllare lui il cibo, oppure nel momento in cui magari lui mangiava una merendina, te veniva comunque voglia di abbuffarti, come la vivevi? Allora, negli ultimi anni, perché comunque io ho cercato di fare tanti percorsi per uscirne. Riuscivo a controllarlo in alcuni ambiti, ma per me negli ultimi anni era molto difficile controllare la fame nervosa dovuta alla frustrazione che avevo sul lavoro. Cioè, io facevo un lavoro bello, decente, però non era il mio, cioè non mi sentivo appagata da quello che facevo. A volte c'erano dei momenti molto stressanti sul lavoro. E quindi io uscivo dal lavoro, a volte cosa succedeva? La mattina facevo colazione in fretta, andavo a lavoro, c'era tanto da fare, saltavo il pranzo oppure mangiavo il pacchettino di crackers, la cavolata. In quel momento pensavo anche, oh, guarda che bene, oggi ho mangiato poco, che era una cosa positiva perché così sarei dimagrita. Invece, appena uscivo dall'ufficio, tempo di mettere il primo piede in macchina. Io invece di girare a sinistra per andare a casa, giravo a destra e andavo al supermercato e mi prendevo, non so, i biscotti o qualche cibo, lo chiamano, gli anglosassoni lo chiamano comfort food, cioè il cibo che ti Che ti dà fa sentire bene. conforto, esatto. Cibo, dicevi, dell'umore? Sì, dicevo che il cibo è molto legato alle emozioni. Molte persone, quando ero ragazza, appunto quando andavo, non so, dalla psicologa, eccetera, mi dicevano: la persona anoressica vuole sparire, vuole essere invisibile. La persona invece con il bad, siccome si ingrossa, vuole che la vedano. Io ero molto timida, quindi non dicevo no,
non è così, io non voglio che mi vedano assolutamente. Invece poi con gli anni ho capito dei meccanismi che c'erano stati nella mia famiglia. Io probabilmente mi sentivo un po' trascurata dai miei genitori e quello era un modo inconscio per rendermi visibile. Mm-hmm. Allo stesso tempo però tu sei più visibile ma te ne vergogni e quindi ti chiudi, cioè tu ti chiudi in casa, non esci più perché ti vergogni, hai paura che la gente ti critichi. Io appunto nel mio caso uscivo dal lavoro, andavo al supermercato, mi prendevo i miei comfort food che magari mi ricordavano l'infanzia o cose felici, li mangiavo in macchina perché consapevole del mio disturbo alimentare non volevo passarlo a mio figlio, quindi io lo facevo di nascosto e poi arrivavo a casa tranquilla come se nulla fosse successo, però ovviamente dentro di me stavo male, perché stavo male fisicamente perché avevo lo stomaco pieno e stavo male mentalmente perché ne volevo uscire e ti senti fallita perché dici non sono riuscita a controllarmi, quindi ti senti una persona fallita. Ma lui non si è mai accorto di nulla? No, lui è piccolo, poi è comunque un bambino molto sereno. Giocava tanto con i bambini, quindi cioè lui mi ha vista semplicemente preparare il cibo per la cena, non ha mai visto comportamenti particolari. Poi comunque io cerco di fargli sempre dei cibi sani, ma di non ossessionarlo, tipo di non dirgli non mangiare la Nutella perché ingrassi, cioè io gli faccio mangiare la Nutella, se dopo mi vuole mangiare tutto il vasetto di Nutella magari gli dico non mangiare tutto il vasetto di Nutella perché ti viene mal di pancia. Una frase che ti ha dato fastidio durante il tuo percorso, magari c'è stato qualcosa che sì, anche mentre ti stavi riprendendo ti ha fatto male, ti ha fatto ricrollare di nuovo, detta da qualcun altro? Per assurdo la frase ti vedo bene, sei dimagrita. Allora innanzitutto quella a tutti, che poi non glielo chiedi magari neanche. Esatto, loro pensano di farti un complimento, però ti vedo bene va bene, è una bella frase. Ti vedo bene, sei dimagrita è diverso. Ribalta tutto. Esatto. Che prima non prima, eri bella. Esatto, oppure valutare il mio valore di persona solo se sono dimagrito oppure no. Posso dire del concorso? Mm-hmm, certo. Quest'anno ho partecipato a un concorso di Miss Curvy e così per divertirmi. Inaspettatamente ho vinto. Allora dopo mi sono un po' gasata, cioè no, gasata, nel senso ero molto felice del risultato e l'ho pubblicato sui social e ho iniziato a fare alcuni post body positive. Ho messo le mie foto in costume che prima mi vergognavo di metterle, le ho messe per far vedere, appunto per lanciare il messaggio body positive, e sotto una di queste foto in costume, siccome vedevo che lui mi seguiva, mi metteva mi piace, allora ho scritto la storia che vi ho raccontato prima, che la mia storia con i disturbi alimentari è iniziata dalla frase. Ah, hai scritto di lui? Ho scritto, sì, non ho scritto il suo nome, ma lui ha capito. E dopo quando lui ha letto ci siamo sentiti, lui mi fa ma tipo sei arrabbiata con me? Ho detto guarda, poi non lo vedevo da un sacco di tempo a parte sui social e gli ho detto no guarda in realtà ti ringrazio, adesso ne sono uscita, in realtà ti ringrazio perché senza quella frase infelice, nonostante quello che ho passato, non sarei qui, quindi va bene. E poi ci siamo anche trovati a bere un caffè, uno spritz, e lui mi ha detto, ah, però ti vedo bene così. E gli ho detto, guarda che sono sempre la stessa, cioè sono sempre la stessa persona. Il fatto che io abbia 5 kg in più, 5 kg in meno, non cambia niente di me. Sì, ecco, forse la cosa che mi dava fastidio, magari mi piaceva un vestito e quel vestito non c'era nella mia taglia. Per fortuna adesso stanno facendo più taglie. Invece c'è stata una frase bella durante quel periodo, proprio quando stavi male, che ti ha fatto venire il dubbio, forse sto sbagliando, magari non ne sei subito risalita dopo, però sì, ce l'hai avuto il dubbio, perché qualcuno ti ha detto una cosa bella. In uno dei tanti dietologi, dottori, perché ne ho passati penso almeno una quindicina tra psicologi, dietologi, per cercare di uscirne, un giorno vado da questa dietologa consigliata da una mia amica che si era trovata bene e la frase era stata ti fa mangiare
di tutto, però in modo sano, quindi già l'approccio mi piaceva. Era un po' di anni fa, non esisteva ancora Facebook, WhatsApp, quindi lei non mi aveva mai vista in faccia. Suona il campanello, lei apre la porta, noi non ci eravamo mai viste, lei rimane così e mi fa: ma sei bellissima! Cioè, io sono rimasta di sasso perché in quel modo così spontaneo non me l'aveva mai detto nessuno. E molto spesso appunto le frasi erano: hai un bellissimo viso ma, oppure sei così una bella ragazza ma, oppure vai a mangiare la pizza, sei esempio, non so, sei con 4-5 amiche che sono magre, tutte mangiate la stessa pizza, a loro nessuno dice niente, anzi se una è molto magra al contrario le dicono ma mangia di più, a te che sei più in carne, anche se stai mangiando la stessa cosa, ti dicono ma forse dovresti mangiare di meno. Che poi neanche tipo 25 kg di sovrappeso, non era una cosa evidente nel tuo caso, perché no, hai fatto vedere le foto. Sì, allora diciamo... Le posso mettere? Sì, sì, le puoi mettere. Diciamo che il periodo peggiore è stato negli ultimi anni, dove avevo appunto il bambino piccolo da una parte, mi stavo separando dall'altra e avevo un lavoro che non mi gratificava, che non era quello giusto per me, molto stressante dall'altro, quindi ero impegnata su tre fronti e lì dal nervoso mangiavo tanto perché non sapevo come sfogarmi in altro modo. Ultima domanda, sì. Prima mentre parlavi, sì, hai detto, anzi l'hai fatto tu, hai detto sì adesso anche se sono così sto bene. Sì. Come ti consideri quando ti guardi allo specchio? Cioè tu ti vedi grassa? Ci sono, siccome siamo donne e non e siamo abbiamo un po' di paranoie. Ci sono dei giorni che mi guardo allo specchio e dico ma va che figa, cioè guarda, cioè 38 anni è però vero, mi porto basta bene. Paranoie, ti rendi così conto? Ci sono degli altri giorni che mi sveglio. Sai, i giorni, quei giorni che non ti stanno i capelli, quando non ti stanno i capelli tutto peggiora, tutto peggiora, ti svegli, ti guardi allo specchio, no, i capelli, cerchi di sistemarli in qualche modo, ma non stanno. Da lì la giornata vira in negativo. La pancia, la frase, sono gonfia. Oggi sono gonfia, perché? Perché la donna non è un robot, va anche un po' magari col ciclo lunare, con tutta una serie di cose. Può essere che un giorno prima stai bene e il giorno dopo sei gonfia. L'85-90% del tempo sono felice di me stessa, cioè proprio soddisfatta. Qualche volta mi esalto anche troppo, cioè dico, tipo dico al mio compagno, ma guarda che morosa figa che hai. Poi lui comunque è fantastico, perché, ciao Michele, perché, ciao. Perché lui mi fa complimenti sempre, lui mi è stato vicino anche nei momenti peggiori. Qui c'è quel metti 10% di tempo che non mi vedo perché ho la giornata storta, così. Però non è più una tragedia e può capitare che io mangi perché sono golosa, mi piace mangiare, ma non ne faccio più un dramma. Oggi ho mangiato mezzo pacchetto di biscotti, vabbè, domani non lo mangio. Adesso la pizza non la mangio più da sola, perché per me è quasi un... come si dice? Una cosa da condividere. Sì, oltre che una cosa da condividere è anche quasi un regalo, cioè... La pizza è un'occasione speciale. Io la mangerei come bontà di cibo, la mangerei tutti i giorni la pizza, però la voglio rendere speciale, voglio che la pizza non sia più un mio nemico, non sia più un cibo che mangio di nascosto, che mi fa sentire gonfia, ma sia un cibo amico, un cibo con gli amici. Diciamo che la differenza tra avere un disturbo alimentare e non averlo non è l'aspetto fisico, è la mente. Cioè, se tu ci pensi 24 ore al giorno, anche se hai un fisico perfetto, hai un disturbo alimentare. Se tu non ci pensi, che tu sia normopeso, sovrappeso, sottopeso, ma tu mangi tranquillamente, non ce l'hai. Sì, questa è la differenza.
Grazie mille per la disponibilità e poi perché sei l'unica persona che nell'intervista ha dato mille consigli parlando senza la mia domanda cosa consiglieresti agli altri. È la saggezza dell'età. Appunto, perché poi, no, ma non per età, per tutte le esperienze, mm-hmm. perché più vai da nutrizionisti, dottori, sì, ne so qualcosa, sì. Ormai io ne so più dei medici riguardo sì. medicina e tutto, più ne sai, quindi è bello che tu abbia condiviso la tua storia, sì. perché c'è gente che non se la sente né di parlarne né di uscirne. No, comunque io consiglio tantissimo, siccome, come dicevo prima, ogni persona è unica, è particolare, siamo tutti diversi, quindi se voi sentite di avere qualche problema mentalmente, diciamo, col cibo, vi consiglio di andare da qualcuno, perché prima ne uscite meglio è. Cioè, io praticamente ho passato 24 anni della mia vita con un disturbo alimentare, ne sono uscita l'anno scorso e vi dico che l'ultimo anno per me è stato una cosa sensazionale, cioè è come se tu avessi sempre un fischio nell'orecchio quando c'hai sto disturbo, perché hai come questa vocina negativa, quando ne esci ti senti più leggero, al di là non di peso, ma proprio ti senti più leggero e scopri un sacco di energia che prima non avevi. Grazie mille. Prego. Io l'unica cosa che vi consiglio di fare, come sempre, è parlarne con qualcuno, con un amico, un genitore, uno psicologo, qualsiasi persona che possa starvi vicino, perché i disturbi di qualsiasi genere sono brutti, cioè psicologici, i disturbi alimentari, cioè ti colpiscono la mente, come ci ha detto Martina. E niente, vi siamo a Polpette. Se avete dei problemi, dei disturbi, volete sfogarvi, scrivete qui sotto nei commenti, io girerò anche le domande che avrete magari a Martina, che vi risponderanno, magari vi taggo su Instagram. Sì, sì. Ciao Polpette, vi siamo. Ciao.